tutti. Allora, video vuota la spesa, svuota la spesa, che ho pensato adesso mentre salivo perché ho fatto una spesa mirata. In realtà non dovevo fare spesa, solo che una volta che ero lì ho speso tipo quasi 50 euro, ma lasciamo perdere. Allora, ci sono delle cose che ho già messo in freezer perché sennò diventano una schifezza, e sono in particolare il gelato cremino, che io amo follemente. Poi qualcosa, l'aglio surgelato, quello a pezzettini da tagliato, e il misto per soffritto che ho comprato perché mi serve per fare il ragù. Io vi faccio vedere alcune cose che ho già qua a portata di mano. Per fare il ragù ho preso ovviamente il macinato, ho preso direttamente il macinato misto di bovino e suino, e ne ho preso un chilo, non so in realtà se lo userò tutto, adesso vediamo, perché vorrei farne un bel po' di ragù, perché vorrei conservare, una parte mi serve per fare una cosa e l'altra la vorrei mangiare sulla pasta così. E quando compro il macinato Zoe impazzisce, non è l'ideale dare della carne cruda assolutamente, però ogni tanto, visto che capita di rado, insomma, cioè veramente va matta, perché da piccola, in realtà da piccola la mia amica, quella che me l'ha regalata, Zoe, glielo dava ai gattini, alle gattine che erano tutte femmine, glielo dava scottato, solo che lei, se io lo scotto, non lo tocca, solo se glielo do crudo. Ma ripeto, che sottolineo, perché sennò poi arriva solo eccezionalmente, solo se è freschissima, così, vabbè. Poi, visto che l'altro giorno non ve l'ho fatta vedere perché l'avevo già mangiata, stavolta ve la faccio vedere così almeno vedete che faccia ha. Non ho resistito quando l'ho vista lì, sarà la mia cena di stasera, e la lasagna ricotta e spinaci calda dell'Esselunga. Me la scalderò un po' al microonde, fatta così. Se vi capita, provate, perché è veramente buona. Ma la gastronomia dell'Esselunga in generale è buona, non tutto, c'è quello che mi piace di più, di meno, ma avendoci mangiato quasi tutti i giorni per un anno e più, sì, quando lavoravo in negozio, insomma, una leggera esperienza, discreta esperienza, me la so fatta. Poi ho comprato petto di pollo, filetto di pollo a fette, tutto in offerta ho trovato, tra l'altro, sconto 20%, ne ho preso, questi sono 400 grammi, lo mangerò semplicemente scottato in padella, mi piace così, anche perché ho trovato, ecco, questa non ve l'ho fatta vedere, mi sa, guardi che la prendo, l'avevo comprata l'altro giorno, e questa credo l'abbia presa, sì, all'Esselunga, perché mi sa che lì ho fatto solo la spesa ultimamente, di questa marca Orco, Burger Sauce, gusto cipolla soffritta. È una salsa che sa di cipolla soffritta, è buona, pensavo di impazzire per questa cosa qui, infatti vedete che l'ho già consumata un pochino, con il petto di pollo mi è piaciuta. Poi l'altro giorno l'ho portata con un'altra cosa, non mi ricordo cosa, non mi era piaciuta, quindi. Poi ho comprato un pacco di spaghetti integrali della De Cecco, preferisco la Rummo, ma siccome è un cane che si morde la coda, perché adesso ne ho un po' rimasta della De Cecco che non mi basta per una porzione, ho dovuto comprare il pacco nuovo. L'altra volta mi è successo con la Rummo, quindi ho comprato il pacco nuovo. Insomma, non riesco mai a finirla in toto, perché o diventa troppa quando la faccio, quindi è un po', insomma, anche a voi succede questa cosa di ricomprare per forza un formato di pasta di una marca perché la dovete mescolare a quella precedente. Vabbè. Poi, per fare il ragù, ovviamente serve la passata, era anche in offerta, ma avrei comprato a prescindere la Mutti, quindi l'ho presa a maggior ragione. Ne avrei prese due, se non fosse che avevo già la busta pesante, quindi non volevo esagerare, anche perché sono ancora cervicale, addio, solo al pensiero mi viene da piangere in certi momenti, vabbè. Comunque, ho preso anche, ci metto anche un pochino di concentrato di pomodoro, ovviamente ho preso sempre quello Mutti, ho preso della besciamella, ho preso questa senza lattosio, perché anche io sono in realtà intollerante un po' al lattosio, non tantissimo, cioè diciamo che posso tollerarla una volta, non succede niente, però voglio farla mangiare a anche una mia amica che ha problemi invece di intolleranza, e quindi siccome un pochino ce la metto, allora ho preso questa. E dove la devo mettere? Voglio fare la anelletti alla siciliana. Non mangio pasta al forno da un botto di tempo, ma soprattutto fatta da me, io l'ho fatta l'ultima volta un botto di tempo fa. Ora, per fare la pasta al forno alla palermitana servono rigorosamente gli anelli siciliani. Io li ho trovati all'Esselunga, tra l'altro sono particolarmente contenta di averli trovati, della Poiatti. Dov'è fatta la Poiatti? Sapete che ho
Ah, ecco, appunto, fatta in Sicilia, Mazara del Vallo, che mi ricordavo. Quindi sono particolarmente contenta di aver trovato questa, perché anni fa, quando tentai di fare la prima volta, anzi, che tentai di fare la pasta al forno fuori dalla Sicilia, ne presi una, forse alla Coop, con una cottura pessima, cioè si è tutta distrutta, ho dovuto rifare, meno male che ne avevo ancora di pasta, infatti ne ho presi due pacchi per sicurezza, ma vabbè. Comunque la puoi attivare abbastanza sul sicuro e quindi sono contentissima. Vorrei farvi notare, nonostante sia un formato di pasta piccolissimo, ha 15-20 minuti di cottura, un botto. Vabbè, comunque per la pasta al forno si fa cuocere meno. Se volete una ricetta per fare la pasta al forno, vi posso lasciare nell'info box quella, se non sbaglio, quella che avevo seguito io la prima volta, quella di Antonio e Mauro, Winston 55, Winston 55. Comunque il bello della pasta al forno in realtà è che ci potete infilare dentro quello che vi pare. Fondamentalmente si cuoce la pasta, si lascia un pochino, non si fa cuocere totalmente ovviamente, e poi si mescola con ragù, che allungo leggermente con un pochino di besciamella, e poi dentro ci piazzate quello che vi pare. Allora, a casa mia si faceva, anzi mia nonna la faceva con uova sode, infatti ho comprato le uova. Sarà il caso di avvicinarmi il sacchetto visto che sto per svenire. Poi mia nonna ci metteva dentro degli straccetti, dei pezzettini di mortadella, e vi assicuro che ci sta benissimo. Ma soprattutto non deve mancare la melanzana fritta. Ne ho preso delle melanzane perché vanno a cubetti, fritte e all'interno. Io vi assicuro che la presenza della melanzana fritta vi cambia da così a così il sapore della pasta. Ma nettamente proprio. L'ultima volta l'ha fatta una mia amica e ha detto: ma come, non ci hai messo la melanzana fritta? Beh, è uno sbattimento, perché forse da tutte le cose è la scocciatura più grande, però va fatta con la melanzana fritta. In realtà mia mamma e anche mia nonna ci metteva una cosa che io non tollero, ovvero i piselli. Non li sopporto. A me i piselli piacciono tantissimo, ma piacciono da soli. Cioè, se mi date, che ne so, ci devono essere tanti piselli, non qualche pisello sparso nel sugo. Io i piselli del sugo li odio, perché non riesco a sentirci il sapore e mi rovina il sapore del sugo, quindi mi dà fastidio. Quindi io non ce li metto, però in linea di massima nel sugo, nel ragù, ci andrebbero anche i piselli. E un'altra cosa importantissima: se decidete di fare questa pasta al forno così, vi assicuro che farla con gli anelletti o farla con i rigatoni o altri tipi di formati cambia tantissimo. Secondo me viene molto meglio, cioè cambia tutto proprio, cioè cambia la consistenza, cambia tutto, non vi si indurisce, è proprio un'altra cosa. Ma soprattutto vi consiglio di farla, certo magari il giorno stesso vi verrà la tentazione di mangiarla, ma mi raccomando, conservatene un po' per l'indomani, perché la pasta al forno rigorosamente ripassata in padella con l'olio l'indomani è la morte. La morte nel senso buono, nel senso che è la cosa più buona del mondo. Quindi mi raccomando, fatelo, vi prego. Se la fate, non finitela subito, perché vi perdete il 50% del sapore, secondo me. In mezzo ci va anche un formaggio filante. L'ho trovato in offerta, ho preso questa scamorza bianca di casa mia, c'è scritto, vabbè. Quindi un formaggio filante, anche la mozzarella volendo. Avrei potuto mettercela anche affumicata la scamorza, però vabbè. In effetti questa potrebbe dare fastidio. Vabbè, adesso vediamo, ci penso, se metterla oppure evitare, boh, vediamo. Poi ho comprato anche questo prosciutto cotto Negroni, che era in offerta, 3,99 due pezzi, due pacchi, da 150 grammi, quindi ottimo prezzo, veramente ottimo. Poi la mozzarella, che non manca mai, cioè era in offerta, già ero lì, ormai l'ho presa, Santa Lucia, stava a 2,19 euro. Tra l'altro credo di averla conservata, perché ultimamente mi è capitato di mangiare una mozzarella buonissima, non mi ricordo la marca, ma credo di aver conservato la confezione. E poi vi dicevo, vabbè, ho messo soffritto che è in freezer, il cremino, ma ho preso anche del cibo per Zoe, e infine ho preso questo che mi piace sempre ogni tanto come sfizio in casa, il tiramisù. Costa 1,99 euro questo bicchierino qua, però se vi capita provatelo, perché è veramente buono. Io, cioè, il tiramisù non è un segreto, credo sia in assoluto il mio dolce preferito nel mondo. Tra l'altro è una delle poche cose che penso di saper cucinare. Io non sono una che si diletta tanto nella cucina, cioè faccio veramente delle cose basiche, tipo oggi mi sono fatta la pasta con la pasta con pomodorino giallo e tonno, cioè banalità veramente livello 1000. E
quindi diciamo che sono poche le cose che faccio, che penso di saper fare e che mi vengono bene. Tra queste ci sono le lasagne, infatti ero indecisa se fare il ragù per fare le lasagne. Il tiramisù mi viene particolarmente bene. Ah, ecco cosa volevo dire. Il tiramisù e anche le arancine e pure le panelle mi sono venute buone. Quelle aspetto un po' il fresco, poi le faccio perché dobbiamo organizzare con amici una serata. Ecco cosa vi volevo dire. La ricetta del ragù, io per esempio ho sempre utilizzato la ricetta che trovate sulla confezione delle lasagne Barilla. Se voi andate prendete le lasagne Barilla, nel retro c'è la ricetta sia per fare la besciamella che per fare il ragù che per fare anche le lasagne. Vabbè, fare la lasagna è una cazzata. E io ho sempre usato quella, mi sono trovata benissimo e continuo a usare quella. Non lo faccio proprio alla bolognese, nel senso che quello alla bolognese va cotto molto di più, stringe molto, ma a me io lo preferisco un po' più lento. E l'altra cosa, la ricetta del tiramisù io utilizzo esclusivamente la ricetta che c'è nei savoiardi della Vincenzovo, di Matilde Vincenzi. Vi assicuro che se usate esattamente quelle dosi viene un tiramisù favoloso. Tra l'altro, parlando l'altro giorno con una mia amica, mi sa, ne parlavamo, ma tu che ricetta usi per... E lei molto timidamente mi disse, ma io sinceramente uso quello che c'è sulla confezione, anche io! Beh, vi assicuro che viene veramente buona. Quindi, qua sotto vi lascio dei link appunto di ricette, se le trovo magari anche questi qua che vi ho detto, magari si trova anche online sicuramente, senza bisogno di andare a comprare le lasagne Barilla, anche se per esempio per i savoiardi, io se faccio il tiramisù compro esclusivamente i savoiardi della Vincenzovo, e soprattutto per la pasta al forno e anche per le arancine io avevo usato la ricetta di Mauro e Antonio e mi sono venute benissimo. Mi è venuta fame, ma sono ancora le... Sono le 7:08. Quindi ancora presto per mangiare, vabbè. Vado a montare questi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!